La dieta mediterranea, il territorio del Cilento, il buon cibo, l'aria, pare siano la formula vincente per una vita lunga e felice. E dal cibo al senso di comunità, il giornalista blogger Luciano Pignataro ne ha scritto un libro dal titolo Il metodo Cilento, 15 segreti dei centenari. Il testo, molto interessante, è stato presentato presso il Castello dell'Abate a Castellabate durante la rassegna Libri Meridionali. Durante la rassegna Libri Meridionali a Castellabate, stasera la città ha ospitato in tuo onore, insomma, il mio amico qui, Luciano Pignataro, per la presentazione del suo nuovo libro, Il metodo Cilento e i 5 segreti dei centenari, per vivere una vita migliore e più a lungo. Ci sono stati degli studi scientifici su questo argomento e questi studi hanno appurato che sicuramente la longevità delle persone dipende dalla buona alimentazione, dallo stare insieme, quindi dall'impiegare il tempo in maniera razionale e vivere la comunità e soprattutto dare molto spazio alla spiritualità. Quindi sono tutti elementi che contribuiscono a vivere meglio diciamo, perché il Cilento? Perché nel 2016 rimbalzò la notizia che Acciaroli era piena di centenari e si destò questo interesse in tutto il mondo. E da allora la Mondadori ha voluto fare questa operazione, diciamo, di chiedere al professore Recchio, che è un oncologo di fama internazionale, e a me che sono giornalista, di scrivere a quattro mani un libro che spiegasse, insomma, questo metodo, che naturalmente si può esportare anche in una grande città. Di sicuro lei si è divertito tantissimo di intervistare questi centenari, che tra l'altro sono uno scrigno, un tesoro, insomma, del nostro territorio, vanno preservati, oltre che capire, insomma, come appunto lei ha fatto, i segreti proprio di vivere. Sì, loro non hanno la distinzione tra felicità e infelicità perché loro hanno un'attività praticamente e quindi questa attività li spinge ad avere un rapporto più tranquillo con le stagioni che passano, ad avere una relazione con il tempo più giusta e questo sicuramente elimina molto lo stress e aiuta quindi a vivere più a lungo. Ricordiamo che Luciano Pignataro è da sempre impegnato a mettere in evidenza le eccellenze gastronomiche, non solo, del territorio del Cilento. Quindi Certo. consigliamo ai telespettatori di Cilentociane e non solo di leggere questo libro perché contiene dei segreti importanti, come abbiamo più volte, insomma, sottolineato durante questa intervista, e quindi ad acquistarlo e poi a seguire, insomma, Luciano Pignataro e tutti i suoi consigli che quotidianamente lui pubblica anche sul suo blog, sulle sue pagine social, Sì. insomma, e ricordiamo anche il tuo impegno sul territorio del Cilento. Certo, perché poi, diciamo, è la mia terra di origine, quindi ritengo che sia un territorio stupendo, per fortuna poco rovinato, e quindi, diciamo, bisogna solamente avere molta fiducia. Quello che a me fa piacere è vedere tanti giovani che sono ritornati alla terra e che sono ritornati a un impegno, a un orgoglio di vivere da queste parti. Buona vita a tutti nel Cilento. Da Da Luciano Pignataro. La serata è poi continuata a Palazzo Gentilcore, nel cuore del centro storico di Castellabate, dove ad intrattenere gli ospiti sono stati i produttori dei marchi Slow Food con i prodotti di eccellenza del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Soddisfatta innanzitutto di questa Soddisfattissima energia. e mi sono divertita tanto insieme a questi due signori a organizzare questo evento. Ci tenevamo alla presentazione del libro di Luciano Pignataro, ci tenevamo che si organizzasse qui a Castellabate, siamo nel Cilento, la patria della dieta mediterranea, per cui era nostro dovere organizzare una presentazione insieme a una vetrina con tutti i produttori, con tutte le eccellenze del territorio, alcune delle eccellenze del territorio. Magari la prossima volta amplieremo questa platea di produttori e cercheremo di coinvolgere tutti. Questo è stato, diciamo, un punto di partenza per nuove iniziative, insieme a questi baldi giovani e ai miei amici e ai miei compagni di avventura. Quindi ci auspichiamo che magari in futuro
si organizzino cose sempre più interessanti per il nostro territorio. E allora, prodotti d'eccellenza, vino di qualità e tutto, insomma, degustato all'interno di Palazzo Tutti il Cuore, come dicevo poc'anzi, nel splendido borgo di Castellammare. Davvero, ecco, un'atmosfera unica. Vorremmo che fosse una casa cilentana in cui i nostri ospiti possano tornare e sentirsi accolti, ritrovare i sapori che sempre più spesso dimentichiamo, ritrovare le tradizioni, ritrovare le eccellenze del territorio che non sono solo quelle della grande distribuzione ma soprattutto quelle dei piccoli e piccolissimi produttori che noi pensiamo di aver valorizzato oggi con questa serata e che speriamo di poter valorizzare in seguito con altre iniziative di cui vi parlavo prima. Ecco, questi sono i prodotti cosiddetti di nicchia, che tra l'altro si fa fatica anche a ritrovare, ma quando poi li assaggi, ecco, non riesci più a farne a meno, vero Marco? Assolutamente sì, sono prodotti presidio Slow Food, quindi delle eccellenze alimentari che andavano scomparendo e che Slow Food ha voluto valorizzare. Oggi è stata secondo me una sinergia del bello e del buono, il bello della struttura, il buono dei prodotti degustati e anche il bello delle mie splendide sodali che non bastano. E tra l'altro ricordiamo che poi tutto condito insomma con questo libro che diciamo Pignataro che si era presentato, dove ci sono i 15 segreti, attenzione, dei centenari che ci danno per vivere una vita lunga e ovviamente felice. Assolutamente sì, a Luciano va il merito ormai da 20 anni di portare avanti quelle che sono le eccellenze alimentari del sud, e è stato il primo e questo merito penso che gli vada riconosciuto. Oggi ha scritto questo libro a 4 mani con un professore di medicina proprio per parlare della dieta del Mediterraneo e dimostrare scientificamente quanto valga veramente quello che non è un solo modello alimentare ma uno stile di vita, quindi uno stile di vita che poi collima con quello di Slow Food, quindi uno stile di vita piano e dove c'è un cibo buono, pulito e giusto. E quindi mi raccomando, leggete il libro, l'ultimo libro di Luciano Pignataro, ma soprattutto assaggiate i prodotti di Slow Food, perché i prodotti di Cilento hanno una garanzia unica. E venite a visitare questo bellissimo albergo, insomma, questo ristorante che propone piatti da più undici e fuori di queste due. Grazie, grazie, grazie a te, Chiara, grazie a voi. Grazie a voi, è stato un piacere.